Il commissario fa no. È un uomo di Allur. Comunque non male quella bionda pornatrice, porn actress, Diana Dayan Allure. Ti alluba, ti arraba. Con grande savoir-faire, il falò si sbarba. I uomini non barbuti, barbosi, noiosi. Io posso essere schiumoso. Voi schiumate di rabbia, lo so. Non potete competere contro il fallo? O no? Un uomo frizzante, un uomo emozionante, un uomo brillante. Ci vorrebbe un po' di brillantina. Un uomo a volte arrogante, alitante e tante. Un uomo enigmatico, una sfinge vivente. Uno sfigato. Sapiente, sapete? Il commissario. Il commissario sa. E voilà. C'est la vie, that's life. Non ha neanche una ruga. Che uomo sciupato, che debosciato, che disgraziato. Non so comunque se avete notato il muscolo. Volete vedere l'altro muscolo? Ecco. Oddio. Sono anche squilibrato, si perde tutti gli equilibri. Scusate, mi avete scambiato per Edward Norton di Scheggio di paura, per quello di Motherless Brooklyn, per quello di The Score, quando fra un po'. Sono stati compiuti degli equivoci, ma il commissario farò indagherà, verrà fuori la verità. Giusto? No? Il commissario è un uomo di ferme champagne. Lo so, posso infastidire in effetti, irritare, o forse solleticare. Dove smarriste o avete smarrito o smarrite? Sempre, quotidianamente, quella candida freschezza, quel senso della bellezza e della nitidezza, oramai appiattita dalla vostra demenza. Sì, sono anche ripetitivo, oltre che ridondante. Insopportabile, veramente. La senescenza e la gente che imputridisce fortemente, imperterritamente. Continuamente, giorno dopo giorno. Sì, questi uomini, loro per di giorno, loro, a cui io non augurerei mai, non augurerei mai bacio.
Buonanotte, uomini. Sono modi. Mi piace digiuneggiare, ma a volte. Improvvisare, ma a volte sbagliare. Non mi piace, ma può succedere. Di inciampare. Lo so. Soprattutto se si indossano con tanto di tappeto, ciabatte su piede bagnato. Un uomo denudato, un uomo scalzo. Un uomo che scalzò i cattivi, perché il commissario farò. Non male. No, non male. Visto che ballerino, non less conversation. Domenica notte ci saranno gli Oscar. Mie belle statuine saranno assegnate le dorate statuette. È chiaro? Ora, sapete qual è? Ricordate Bob De Niro? I'm watching you. Di Meet the Parents, ti presenti i miei, chiede a quello sfigato, no, quel fottuto, Fokker, da cui Meet the Fockers. Plurale regolare. Basta aggiungere S, ecco, gli chiede, sai qual è il colore preferito? Anzi, qual è il tuo colore preferito? Il colore preferito dei geni. Di geniusis, ES plurale irregolare. Io sono genio, es regolatezza. E il verde. Verde smeraldo? No, verde pisello. Le mie sono freddure. Quando meno la gente se l'aspetta, sono spiazzante, ficcante, sinceramente inghiappettante, tutte le stufande. Quindi, poveri handicappati? Bacino basculante per l'uomo cantante. Uomo, smarritosi. In questa società deprimente. Non c'è la rima baciata, ma è un gioco assonante di parole musicalmente accordate a qualcosa di straordinariamente stupefacente. Commissario, il ventre non è piattissimo. Ma il vostro cervello mi assai piatto. Eccoci. You talk to me? Da molto tempo non mi inquadrava così. Commissario Falò, voglio leggervi integralmente. Chissà se davvero nella sua totale interezza. Il capitolo 11. Bentornato. Riprendi da dove si è interrotto. Lei? Lei non si riprenderà più? Capitolo 11. Anzi, un estratto. Dobbiamo mantenere la segretezza, è un lavoro top secret, miei topi. Tutti noi moriremo, tutto scomparirà mentre indaghiamo nelle nostre anime, viaggiando fra l'essere o non essere, noi espansivi o estroversi, diversi, i propri orizzonti percettivi espandere, chiudersi in se stessi e sparire, spiare e le colpe spiare ogni dilemma esistenziale.
estirpare, ma non rinunziare a indagare, già mai perdonare. In questi giorni l'indolenza si sta impossessando di me in forma lancinante. E se recentemente la mia vita mi parve più raggiante, anzi splendidamente vacinante, debbo or constatare che sto tremando di paure, poiché sto tremando, no, temendo di ricascare in stati emotivi depressivi, dei più deprimenti per me stesso, cari dementi. Ma andiamo avanti. No, proseguiamo. Parallelamente al mio emotivo universo, senziente diversamente rispetto alla massa deficiente, no, all'unisono, cioè congiuntamente, a ciò e a questo mio stato melanconico, apparentemente galoppante, basta. Qui sono stato eccessivo, veramente ridondante. Io sarò un uomo che vi inonderà di qualcosa che vi regalerà, di una creazione magistrale. Quindi un uomo donante e inondante voi di doni lucenti. Da genius invincibile e sempre splendido, splendente. Ma perdonate per gli occhi, sono un uomo di charme, ma poi non ha asciugato bene il bagnoschiuma e lo shampoo. Quindi, chapeau. Sono assonnato, molto entro in stato catatonico, lo so, non fingo, non ho. In passato veramente rimanevo così. La gente pensava che io fingessi. Cascata la cenere. Adesso ho preso coscienza che questa gente aveva ragione, ma a volte sono tormentoso, tormentato da tante persone. Sono pensieroso. Riflettere, essere seriosi, insospettabilmente seri, sospettare laddove ci sarebbe bisogno di indagare e di pensare. Ciò che è stato, non è stato, non è ancora estate, comunque, neanche primavera. Ciò che ci ha funestato, tormentato, ecco, tormentato io, ripetitivo, abbacchiato, assopito, risvegliato, ridestato, miracolato, che palle, la solita cantilena e la mia recitazione che sembra una nene. La ninna nanna basta. A volte sono felice, euforico. A volte sono malinconico. E la mia anima viene languidita e assorbita da pensieri da me stesso, non capiti, carpiti, mal digeriti. Avete mal digerito me? Sono indigesto, stomachevole, a volte stucchevole. Ma mai truccato. Voi struccate, metaforicamente parlando, le persone.
le invalidate, storpiate, ridicolizzate. Ma allora siete veramente in gamba? Continuate così. Qui viaggiamo su livelli da piacione veramente sfigatissimo. Un uomo che è la finzione vivente, no, è un marpione, miei volponi, bambagioni. È un uomo carismatico, amicante, e amicante coloro che mi saranno amici e ammicheranno. Non bisogna essere troppo amici fra uomini, perché poi si parte l'amicamento dall'essere amichevoli, questi rapporti amicali, e poi si passa a rapporti sessuali. Su questo aspetto, ripeto, chiariamoci. È stato Inocchio, Finocchi. Quindi, miei bambagioni, miei bambolotti, che cosa c'è qua dentro? Avete visto Pulp Fiction? Che cosa c'è nella valigetta? Ronin di John Frankenheimer con Robert De Niro e Jean Reno. Che cosa c'è nella valigetta? Qui dentro che cosa c'è? Ti riesci a intravedere? No, eh? Con una mano, miei monchi, bombolone, devo resistere alla tentazione di mangiarlo. Mangeremo dopo. In passato fui mangiato, divorato vivo. Sì, è una società cannibalistica. Ci sono gli antropofagi, stanno dappertutto. Alcuni nel manicomio criminale, come Hannibal Lecter, altri. Avete visto Bones and All di Guadagnino? Sì, io sono la versione âgée, un po' più invecchiata, di Timothée Chalamet. Chalamet. Non vogliamo parlare a proposito di De Niro, di quella scena di C'era una volta in America, non c'è lui. C'è quel ragazzo che vuole regalare qualcosa di dolce. Un ragazzo, un bambino. È una bambina. Incomincia a leccare il pasticcino. E poi se ne fotte. Sì, sono così. Sono fatto così. Sono un uomo che la dolcezza prelibata più succulenta incarnate. Fra l'altro, ne voglio parlare del mio carnato? Volto ceruleo, pallido, il pallore è stampato sul mio viso. E a molte persone sto in viso. Appena mi vedono, mi scorgono, mi avvistano, m'adocchiano. Vengo fra l'altro mal visto. Nel loro viso si stampa l'invidia, e a questi qua sto in viso tutto attaccato. Sono invidiosi. Dicevo, uomini libidinosi, uomini golosi, uomini pruriginosi, uomini permalosi. Uomini odiosi, uomini poco amorevoli, amorosi. Questo bombolone sarà qualcosa di sfizioso. Tu sei un vizioso, sei anche un viziato.
Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Io non soffro di quel vizietto lì e so viziarmi però. Serve perché abbiamo tutto il controllo.